attimo. Sì. Allora, sindaco, ci troviamo nel terrazzo più importante, più prestigioso di Castelluccio Superiore, il terrazzo che domina un po' il centro storico del paese. Sì, domina il centro storico, domina la piazza Plebiscito, il cuore del nostro piccolo paese. Da qui, ecco, nel passato tutte le decisioni sono venute fuori da questa piccola piazza. Dai vari balconi che si vedono ci sono stati vari comizi che nel passato gli altri colleghi sindaci hanno tenuto alle varie cittadinanze. Questa volta invece avremo questo balcone proprio rivolto verso la piazza, direttamente dalla casa comunale. E qui saremo a diretto contatto con i cittadini, i quali, volendo anche dal balcone, possono chiederci, ecco, di risolvere qualche problema o di dargli una mano su qualcosa. Questo è il primo piano, come dicevo prima, e da questo primo piano che si accede dall'ingresso inferiore c'è la stanza del sindaco. Tra l'altro, sindaco, una scelta significativa, il quadro di Sandro Pertini, indimenticabile Presidente della Repubblica, proprio nel piano del sì, sindaco. Questo veramente, ecco, l'ha voluto mettere il vice sindaco, perché l'avevamo in un deposito giù. Quando siamo andati a recuperarlo era nel corridoio. Quando siamo andati a recuperarlo lo volevamo mettere nel soffitto, però abbiamo detto no, è un bel quadro, il nostro presidente, forse uno dei presidenti più amati della Repubblica Italiana, quindi va messo qua, e la segretaria ha pensato di metterci quel bel vaso sotto. Qui, questa è la stanza dei bottoni, come di solito si chiama, è sempre ai piani superiori, ma non è così, questa sarà la stanza di tutti i cittadini che vorranno portare le loro problematiche, portare i loro segnali. Sì, vogliamo anche l'ascensore, sì. Chiaramente era necessario perché la struttura non permette. Non permette ai disabili, sì, non permette proprio per un'accessibilità alle persone in difficoltà, quindi non permetteva altri modi, e quindi è stato previsto l'ascensore che è, dà la possibilità di dislocare sui quattro piani dello stabile. Qua abbiamo la stanza più importante, la stanza dove si muove tutto, e i servizi finanziari, che è quello che dà la vitalità proprio a tutti i comuni. E qua, ecco, questa piccola stanza qui è della segretaria, perché noi abbiamo una segretaria che ormai sono da 5 anni che è qui a Castelluccio, che spero ci dia una mano per altri 5 anni ancora. Ti voglio far affacciare da questi balconi, perché c'è una... Ti voglio far affacciare da questi balconi. Ecco. Qui non abbiamo la stessa visuale che c'era all'altro comune, perché di là osservavamo a Castelluccio Inferiore. Di qua invece vediamo, sì, parte di Castelluccio Inferiore, però nello stesso tempo vediamo molto parte del nostro centro storico. Siamo di fronte anche alla vecchia casa comunale, lì dove è l'orologio, che è quella, adesso è adibita ad archivio storico e locale multiuso per attività di associazionismo vari. Quindi anche quello viene utilizzato in modo assiduo, e con la vicinanza che avremo lo utilizzeremo ancora di più. Quello che vogliamo fare, oltre alla biblioteca e all'archivio storico, ecco, renderla proprio fruibile a tutti i cittadini. Purtroppo abbiamo un po' i mobili, non siamo riusciti ad acquistarne dei nuovi, ma le finanze sono sempre scarse. Ci adopereremo per rendere gli uffici più accoglienti, perché ormai sono pure mobili vecchi da oltre 30 anni, sono in parte rappezzati, però purtroppo i passi si fanno un po' alla volta, come nelle grandi famiglie pure, d'altronde. Qui siamo al piano dell'ingresso. Ecco, abbiamo sistemato l'albo pretorio piccolino, perché ormai abbiamo tutto sul web, quindi, però, ecco, abbiamo voluto tenerlo perché la bacheca è molto più diretta per i cittadini, per gli anziani che vengono. Almeno le cose più importanti le metteremo comunque, anche se non c'è l'obbligo. Alcuni uffici sono chiusi. Qua abbiamo l'anagrafe e i servizi sociali e il protocollo con... Gli uffici sono chiusi perché saranno andati già giù con il protocollo. Qui c'è una piccola saletta di attesa per i cittadini, con un piccolo servizio sempre per
i cittadini che sono in attesa. Giù invece abbiamo... Sindaco, questi mattoncini sono... Questi mattoncini? No, sono pietre locali. Non locali, ma apposta per rivestimento. Che, abbiamo, questa qua è la, il vano dell'ascensore che è stato tutto rivestito con questi mattoncini che dà un senso, ecco, appunto del dell'ambiente montano, dell'ambiente rustico. Tutte le rifiniture sono state curate, ecco, sempre dalla... dai bravi direttori dei lavori, fra cui uno è pure l'architetto Mitidieri. Qua abbiamo la sala dell'ufficio tecnico. Questa è un'altra stanza importante. Questa è un'altra stanza importante, sì, molto importante, bella, spaziosa, più grande un po' delle altre. Trave il legno, sì, tutto il legno, abbiamo cercato di recuperare molto di com'era proprio sistemato e organizzato il fabbricato nel passato. Qui c'è una stanzetta che utilizzeremo pluriuso, ma attualmente per gli assistenti sociali. Per l'assistente sociale, sì, continuiamo a scendere. Qui siamo all'ultimo piano sotto strada, che è il terzo. C'è questo piano, ecco, pure qui finisce tutto, finisce l'ascensore, c'è questo locale che utilizzeremo per archivio, abbiamo mantenuto la vecchia grotta che i proprietari prima avevano per tenere le botti e le cose al fresco, l'abbiamo mantenuta, è un po', diciamo, umida, però abbiamo visto che con un deumidificatore si mantiene asciutta, quindi la utilizzeremo per archivio. Qui ci sono i vigili, che sono a diretto contatto con il parcheggio inferiore, quindi per più comodità per le persone per accedere qui dalla parte inferiore, sia per le persone sia proprio per i vigili, per avere subito il contatto diretto con l'auto. Da qui si accede alla sala consiliare, che è oltre a un'uscita esterna. C'è un bel vedere notevole. Sì. Qui abbiamo la sala consiliare, che appunto è situata sotto a metà del parcheggio superiore, è abbastanza capiente, più o meno della stessa grandezza dell'altra giù, ma d'altronde per quanto riguarda i consigli, che utilizzeremo sicuramente per i consigli, ma utilizzeremo come una sala pluriuso per fare tutta una serie di attività, quindi tutte le associazioni che vogliono fare dei convegni, degli incontri, questa sarà aperta a tutti, perché è giusto che lo sia per i nostri piccoli comuni, dare la possibilità a tutti di utilizzare le strutture comunali, utilizzarle ma in un modo adeguato, in un modo giusto, ecco, senza... Ricordiamo i numeri, stavo contando le sedie, attualmente il Comune di Castelluccio Superiore è formato da un sindaco, da un vice sindaco... Allora abbiamo quattro consiglieri di maggioranza, due di minoranza, oltre al sindaco. Un consigliere di maggioranza, uno dei quattro consiglieri di maggioranza, ha le funzioni di vice sindaco. Purtroppo non c'è più la giunta, perché questi numeri sono per i comuni sotto ai 3.000 abitanti, saranno tutti così, sei consiglieri più il sindaco 7. Ma per i comuni sotto i 1.000 c'è ancora il non obbligo di non costituire la giunta. Quindi, ahimè, sarò da solo in alcune scelte, ma io, come ho già detto nell'insediamento, come ho ripetuto ai miei consiglieri, vuol dire che saremo una giunta allargata, sarà sempre giunta, sempre consiglio, perché quando ci sarà da decidere saranno sempre chiamati, sempre ben accetti a presenziare e a discutere le varie problematiche. Quindi non ho la giunta, ma ho tutti i consiglieri. Quindi è per questo che abbiamo cercato anche di ridurre un po' il tavolo consigliare, altrimenti era più lungo, però i numeri sono stretti, abbiamo evitato di mettere anche l'altra parte che era necessaria prima. Qua il sottotetto è stato fatto tutto in recuperato, fatto in legno, per dare una più ecco, per integrarsi più, come dicevi anche tu, all'ambiente proprio del nostro centro storico, all'ambiente proprio del parco in cui siamo inseriti come comune di Castelluccio Superiore, nel Parco Nazionale del Pollino.
Di qua ci sono i servizi, sia per l'handicap che per i servizi normali. C'è un'altra stanza di là che non è ancora da sistemare, da organizzare, e qui c'è il locale caldaia. Da questo lato si può accedere a un ingresso che porta ai piani dei parcheggi inferiori, quindi c'è un diretto contatto per i cittadini che verranno qui a visitare, possono lasciare comodamente la macchina e salire per le scale, trovano la porta di qua e vanno su nei vari uffici. Questo è il nostro piccolo gioiello, come diceva il vice sindaco Giovanni Ruggero, il nostro piccolo comune, che se da un lato, ecco, può sembrare un po' questo dislocamento su quattro piani un po' una difficoltà, da un altro lato questa vicinanza proprio al cuore della gente, alla popolazione, al centro abitato, come dicevo prima, dà un alto senso di integrazione proprio del comune, della casa comunale ai cittadini. Allora sindaco, ci troviamo nel terrazzo più importante, più prestigioso di Castelluccio Superiore, il terrazzo che domina un po' il centro storico del paese. Sì, domina il centro storico, domina la piazza Plebiscito, il cuore del nostro piccolo paese. Da qui, ecco, nel passato tutte le decisioni sono venute fuori da questa piccola piazza. Dai vari balconi che si vedono ci sono stati vari comizi che nel passato gli altri colleghi sindaci hanno tenuto alle varie cittadinanze. Questa volta invece avremo questo balcone proprio rivolto verso la piazza, direttamente dalla casa comunale, e qui saremo a diretto contatto con i cittadini, i quali, volendo anche dal balcone, possono chiederci, ecco, di risolvere qualche problema o di dargli una mano su qualcosa. Questo è il primo piano, come dicevo prima, e da questo primo piano che si accede dall'ingresso inferiore c'è la stanza del sindaco. Tra l'altro sindaco, una scelta significativa, il quadro di Sandro Pertini, indimenticabile Presidente della Repubblica, proprio nel piano del sì, sindaco. Questo veramente, ecco, l'ha voluto mettere il vice sindaco perché l'avevamo in un deposito giù, quando siamo andati a recuperarlo era nel corridoio. Quando siamo andati a recuperarlo lo volevamo mettere nel soffitto, però abbiamo detto no, è un bel quadro, il nostro presidente, forse uno dei presidenti più amati della Repubblica Italiana, quindi va messo qua, e la segretaria ha pensato di metterci quel bel vaso sotto. Qui, questa è la stanza dei bottoni, come di solito si chiama, è sempre ai piani superiori, ma non è così, questa sarà la stanza di tutti i cittadini che vorranno portare le loro problematiche, portare i loro segnali. Sì, lo vediamo anche l'ascensore, sì. Chiaramente era necessario perché la struttura non permetteva ai disabili, sì, non permette proprio per un'accessibilità alle persone in difficoltà, quindi non permetteva altri modi, e quindi è stato previsto l'ascensore dà la possibilità di dislocare sui quattro piani dello stabile. Qua abbiamo la stanza più importante, la stanza dove si muove tutto, e i servizi finanziari, che è quello che dà la vitalità proprio a tutti i comuni.
E qua ecco questa piccola stanza qui è della segretaria, perché noi abbiamo una segretaria che ormai sono da 5 anni che è qui a Castelluccio, che spero ci dia una mano per altri 5 anni ancora. Ti voglio far affacciare da questi balconi, perché c'è una... Ti voglio far affacciare da questi balconi. Ecco. Qui non abbiamo la stessa visuale che c'è che c'era all'altro comune, perché di là osservavamo a Castelluccio Inferiore. Di qua invece vediamo sì parte di Castelluccio Inferiore, però nello stesso tempo vediamo molto parte del nostro centro storico. Siamo di fronte anche alla vecchia casa comunale, lì dove è l'orologio, che è quella adesso è adibita ad archivio storico e locale multiuso per attività di associazionismo vari. Quindi anche quello viene utilizzato in un modo assiduo, e con la vicinanza che avremo lo utilizzeremo ancora di più. Quello che vogliamo fare, oltre alla biblioteca e all'archivio storico, ecco, renderla proprio fruibile a tutti i cittadini. Purtroppo abbiamo un po' i mobili, non siamo riusciti ad acquistarne dei nuovi, ma le finanze sono sempre scarse. Ci adopereremo per rendere gli uffici più accoglienti, perché ormai sono pure mobili vecchi da oltre 30 anni, sono in parte rappezzati, però purtroppo i passi si fanno un po' alla volta, come nelle grandi famiglie pure, d'altronde. Qui siamo al piano dell'ingresso. Ecco, abbiamo sistemato un albo pretorio piccolino, perché ormai abbiamo tutto sul web, quindi, però ecco, abbiamo voluto tenerlo perché la bacheca è molto più diretta per i cittadini, per gli anziani che vengono. Almeno le cose più importanti le metteremo comunque, anche se non c'è l'obbligo. Alcuni uffici sono chiusi. Qua abbiamo l'anagrafe e i servizi sociali e il protocollo con... Gli uffici sono chiusi perché saranno andati già giù con il protocollo. Qui c'è una piccola saletta di attesa per i cittadini, con un piccolo servizio per i cittadini che sono in attesa. Giù invece abbiamo... Sì, però questi mattoncini sono... Questi sono pietre locali. Non locali, ma... apposta per rivestimento, che abbiamo questa qua è il vano dell'ascensore, che è stato tutto rivestito con questi mattoncini, che dà un senso ecco appunto dell'ambiente montano, dell'ambiente rustico. Tutte le rifiniture sono state curate ecco sempre dai bravi direttori dei lavori, fra cui uno è pure l'architetto Mitidieri. Qua abbiamo la sala dell'ufficio tecnico. Questa è un'altra stanza importante. Sì, molto importante, bella, spaziosa, più grande un po' delle altre. Tra il legno, tutto il legno, abbiamo cercato di recuperare molto di come era proprio sistemato e organizzato il fabbricato nel passato. Qui c'è una stanzetta che utilizzeremo pluriuso, ma attualmente per gli assistenti sociali. Per l'assistente sociale, sì, continuiamo a scendere. Qui siamo all'ultimo piano, sotto strada, che è il terzo. C'è questo piano, ecco, pure qui finisce tutto, finisce l'ascensore. C'è questo locale che utilizzeremo per archivio. Abbiamo mantenuto la vecchia grotta che i proprietari prima avevano per tenere le botti e le cose al fresco, l'abbiamo mantenuta. È un po' diciamo umida, però abbiamo visto che con un deumidificatore si mantiene asciutta, quindi la utilizzeremo per archivio. Qui ci sono i vigili che sono a diretto contatto con il parcheggio inferiore, quindi per più comodità per le persone per accedere qui dalla parte inferiore, sia per le persone sia proprio per i vigili, per avere subito il contatto diretto con l'auto. Da qui si accede alla sala consiliare, che è oltre a un'uscita esterna. C'è un bel vedere notevole. Sì.
Qui abbiamo la sala consiliare che appunto è situata sotto a metà del parcheggio superiore, è abbastanza capiente, più o meno della stessa grandezza dell'altra giù, ma d'altronde per quanto riguarda i consigli che utilizzeremo sicuramente per i consigli, ma utilizzeremo come una sala pluriuso per fare tutta una serie di attività, quindi tutte le associazioni che vogliono fare dei convegni, degli incontri, questa sarà aperta a tutti perché è giusto che lo sia per i nostri piccoli comuni, dare la possibilità a tutti di utilizzare le strutture comunali, utilizzarle ma in un modo adeguato, in un modo giusto, ecco, senza. Attualmente il comune di Castelluccio Superiore è formato da un sindaco, da un vice sindaco. Allora abbiamo quattro consiglieri di maggioranza, due di minoranza, oltre al sindaco. Un consigliere di maggioranza, uno dei quattro consiglieri di maggioranza, ha le funzioni di vice sindaco. Purtroppo non c'è più la giunta, perché questi numeri sono per i comuni sotto ai 3.000 abitanti, saranno tutti così, sei consiglieri più il sindaco sette, ma per i comuni sotto i 1.000 c'è ancora l'obbligo di non, il non obbligo di non costituire la giunta. Quindi, ahimè, sarò da solo in alcune scelte, ma io, come ho già detto nell'insediamento, come ho ripetuto ai miei consiglieri, vuol dire che saremo una giunta allargata. Sarà sempre giunta, sempre consiglio, perché quando ci sarà da decidere, saranno sempre chiamati, sempre ben accetti a presenziare e a discutere le varie problematiche. Quindi non ho la giunta, ma ho tutti i consiglieri. Quindi è per questo che abbiamo cercato anche di ridurre un po' il tavolo consiliare, altrimenti era più lungo, però i numeri sono stretti e abbiamo evitato di mettere anche l'altra parte che era necessaria prima. Qua il sottotetto è stato fatto tutto in recuperato, fatto in legno per dare una più. Ecco, per integrarsi più, come dicevi anche tu, all'ambiente proprio del nostro centro storico, all'ambiente proprio del parco in cui siamo inseriti come comune di Castelluccio Superiore, nel Parco Nazionale del Pollino. Di qua ci sono i servizi, sia per l'handicap che per i servizi normali. C'è un'altra stanza di là che non è ancora da sistemare, da organizzare, e qui c'è il locale caldaia. Da questo lato si può accedere a un ingresso che porta ai piani dei parcheggi inferiori, quindi c'è un diretto contatto per i cittadini che verranno qui a visitare, possono lasciare comodamente la macchina e salire per le scale, trovano la porta di qua e vanno su nei vari uffici. Questo è il nostro piccolo gioiello, come diceva il vice sindaco Giovanni Ruggero, il nostro piccolo comune, che se da un lato, ecco, può sembrare un po' questo dislocamento su quattro piani, un po' una difficoltà, da un altro lato questa vicinanza proprio al cuore della gente, alla popolazione, al centro abitato. Come dicevo prima, dà un alto senso di integrazione proprio del comune, della casa comunale ai cittadini.